Bentornati tutti a Siamo Noi, eccoci in questo spazio dedicato alla cosmesi naturale, dove impariamo a utilizzare piante, oli essenziali, fiori per prenderci cura della nostra pelle, del nostro corpo, evitando quei prodotti, quegli agenti che sono chimici, aggressivi, e prendendoci cura così anche della nostra casa comune, dell'ambiente. Ad accompagnarci in questo viaggio e soprattutto in questa puntata oggi è con noi Maria Di Francesco, cui do il benvenuto. Ben arrivata. Maria, dietro a un tavolo bellissimo, l'avrete visto, un colpo d'occhio davvero impressionante, insomma. È bello tra l'autunno e l'inverno. Una passione è la sua per la medicina naturale, che l'ha portata a insegnarla e contemporaneamente a praticarla. Da dove arriva? Da dove... Ma da miei problemi cutanei, praticamente da piccolina avevo una pelle particolarmente sensibile, i dermatologi non riuscivano a capire come trattarla, e fu un estetista che usava metodi naturali che riuscì in qualche modo a trovare la chiave di lettura giusta con dei prodotti proprio molto casalinghi a decongestionarmela, e quindi da allora è nata questa passione. Ha detto c'è una via, c'è un modo per fare. Ha visto la mia pelle molto arrossata, molto irritabile, quindi mi ha fatto tutta una serie di infusi di camomilla che ancora mi ricordo, eccetera. No, ma io mi riferivo a lei, che cioè, dopo che ho visto questa cosa che funzionava, ha deciso che avrebbe orientato i suoi studi, quindi si è laureata. Anche l'amore è arrivato così, perché suo marito è un chimico, quindi avete unito le forze. La nostra passione, sì. E il risultato è sotto i nostri occhi, o meglio, tra poco lo sarà, perché noi vogliamo realizzare due prodotti perfetti per questo periodo pre-natalizio, ma anche natalizio, perché ci renderanno più luminosi, con un aspetto più accattivante, ma nel contempo sono anche una possibilità di fare dei regali originali. Come dei regali, sì. Che cosa faremo oggi? Diamo due titoli e poi partiamo con il primo prodotto. Allora, faremo sia delle ballistiche effervescenti per la detersione della pelle, per il bagno. Delle sfere effervescenti. Sì, delle sfere effervescenti, che possono essere poi utilizzate in diversi modi. Adesso lo vedremo. E poi una maschera illuminante per il viso, per essere pronte per affrontare le festività natalizie con un aspetto molto più luminoso. Insomma. E allora, partiamo dalle sfere effervescenti. Sì. Quel momento che ci possiamo concedere di un lusso. Recuperiamo il tempo di farci un bel bagno, vediamo subito gli ingredienti e procediamo. 125 grammi di bicarbonato, 90 grammi di acido citrico, 30 grammi di amido di mais, 30 grammi di olio essenziale di limone e poi 30 grammi di olio di cocco o di mandorle dolci. Allora, procediamo. Prima di tutto mescoliamo insieme le tre polveri. Questo lo possiamo fare sia con un apparecchio, ma tranquillamente anche a mano. Ho dimenticato di dare le 30 gocce di olio essenziale. Le 30 gocce di olio essenziale, esatto. Allora, come olio essenziale noi utilizziamo il limone, perché si presta bene a quest'idea effervescente del bagno. Però se invece vogliamo realizzare un bagno, una miscela un po' più rilassante, possiamo utilizzare la lavanda, che è quella che si presta meglio a questa... Quindi possiamo essere, Maria, fantasiosi, possiamo sbizzarrirci e soprattutto tarare in base ai bisogni individuali. Esatto. Se facciamo un regalo e sappiamo che la lavanda piace, il destinatario del nostro pensiero, la personalizziamo. Questi prodotti, noi abbiamo cominciato con le polveri. Allora, abbiamo cominciato, sì. Sappiamo dove lo troviamo. L'acido citrico, ripetiamolo al nostro pubblico. L'acido citrico lo troviamo tranquillamente o in farmacia o comunque in erboristeria. Adesso come adesso è tranquillamente si può trovare l'amido di mais, anche questo sui mercati, sì. Quindi sono prodotti tutti quanti facilmente reperibili. E una volta miscelati insieme dobbiamo in qualche modo trovare il sistema per amalgamarli, e quindi in questo modo utilizziamo un olio vegetale, vanno tutti bene, va bene un olio di mandorle dolci, che è quello più facilmente reperibile però quello che si presta meglio è l'olio di cocco. L'olio di cocco di cui si vantano delle proprietà incantevoli. Non c'è una lista, basta digitare su internet e esce una lista, esatto, praticamente infinita. Ma al di là delle sue proprietà, dal punto di vista proprio meccanico, il vantaggio dell'olio di cocco è che solidifica a temperatura ambiente e quindi ci dà la possibilità di fare più collante praticamente. Quindi dà una consistenza più corposa. Corposa. Possiamo riuscire in qualche modo ad amalgamare meglio il tutto. Ma lei prima diceva gli oli essenziali possiamo variare. Siccome è partita dalla sua esperienza personale e ci ha raccontato di un'allergia, ci sono degli oli essenziali che è sconsigliato utilizzare perché possono
provocare delle reazioni. Allora, intanto allergiche, gli oli essenziali, nel momento in cui li andiamo a mettere, non li mettiamo mai puri sulla pelle, ma li andiamo sempre a diluire comunque con un olio veicolante, che è generalmente appunto un olio vegetale, quindi generalmente non li mettiamo mai. Gli unici oli essenziali che possiamo mettere, diciamo, a crudo sulla pelle possono essere per esempio l'olio di tea tree oil, che è il cosiddetto antibiotico naturale. Sì, ci siamo occupati poi, esatto, tanti, contro le zanzare, contro le zanzare, quindi su una puntura di zanzara lo possiamo mettere anche a crudo sulla pelle, però in linea di massima invece gli oli essenziali vanno sempre diluiti con un olio vegetale. In questo modo si evitano qualsiasi forma di reattività. Ecco qui, una volta fatto questo impasto, che succede a questo punto? Che cosa succede? Dobbiamo andare a mettere la polvere che è preparata in diversi stampini e lì ci possiamo sbizzarrire come vogliamo. Se vogliamo utilizzare qualcosa per poi poter fare il bagno, utilizziamo uno stampino più grande. Si possono utilizzare gli stampini per il ghiaccio e generalmente questi in silicone sono molto sono più pratici, sono più versatili, più, diciamo, esatto, li possiamo utilizzare in vari modi. Quindi questi qui si prestano, essendo più grandi, per il bagno. Oppure ci sono questi piccolini che sono molto bellini per le formine più piccole, per un pediluvio, per il maniluvio, perché possiamo utilizzarlo non solo per, esatto, il corpo ma anche per mani, per e piedi, mani e piedi. E per, magnifico. E lì possiamo anche sbizzarrirci, per esempio per una suturazione un po' impegnativa a livello dei piedi, per esempio si presta molto bene l'olio essenziale di salvia. Perché molto... il bicarbonato, tra l'altro, esatto, è molto consigliato anche per cattivi odori. Esatto, esatto. Quindi, insomma, uniamo l'utile al dilettevole. Allora, mettiamo subito dentro gli stampini, così il nostro pubblico si fa un'idea, perché fin qui sembra tutto molto semplice. Esatto, l'unica io ho un difficoltà... po' di preoccupazione che dello stampino poi esca fuori una cosa che è una forma. Però lei è bravissima. La cosa quindi... importante nel momento in cui lo mettiamo sullo stampino, ecco, è pressare bene. Pressare molto molto a lungo, perché deve amalgamarsi il tutto. Benissimo, la pressiamo. Due cose, così poi dopo la proviamo immediatamente. Quanto tempo deve restare nello stampino? Allora, più resta, più la polvere si asciuga e quindi automaticamente possiamo fare meno fatica nel momento in cui la dobbiamo togliere dallo stampino. Però è immediata la cosa, infatti già adesso. Ecco, questo vedremo, solo per chiedere quant'è il più. Cioè, in 5 minuti davvero si riesce? Sì, in 5 minuti già si solidifica. È chiaro che poi se l'ambiente è secco e tutto si solidificherà molto più facilmente. Allora, mentre noi lasciamo lì le nostre sfere, che non hanno una forma sferica nel caso specifico, perché ne abbiamo scelta una cuoricina, una quadrata, ecco, noi facciamo un'altra cosa, perché lo sapete, questo è uno spazio sempre solidale, facciamo sì cosmesi naturali, ma il modo di siamo noi, e dunque abbiamo voluto visitare un luogo speciale, un luogo di spiritualità, di silenzio, dove le suore di clausura da anni si dedicano alla produzione di prodotti cosmetici naturali. Sono le suore del monastero cistercense Val Serena a Guardistallo, dunque siamo in provincia di Pisa. Noi siamo andati da loro a visitarle, a farci raccontare il loro lavoro quotidiano. Estratto di edera. Fra pochi minuti il bagnoschiuma è pronto e fra un po' potremo fare la nostra doccia. Noi lavoriamo in silenzio, però parliamo per dirci le cose fondamentali che riguardano il lavoro, se no non sarebbe fatto bene e non sarebbe fatto insieme. Noi qui confezioniamo le creme che le sorelle hanno imbottigliato, abbiamo le scatoline, il bugiardino da inserire. Le completiamo con un sigillo che porta il nome del monastero e le aggiungiamo alle nostre scorte pronte per chi le ordinerà. Ecco, queste sono le bolle. Grazie mille a lei. Arrivederci. Il nostro monastero appartiene all'ordine cistercense della stretta osservanza, che vive ancora benissimo sulla regola di San Benedetto, riletta attraverso le nostre costituzioni. La nostra vita è scandita su questi tempi di liturgia cantata nella chiesa. Il primo è dalle 3:30 alle 4:30 della mattina, ci sono poi gli impieghi nella campagna, voi vedete gli oliveti, che è abbastanza ampio. Da
quello che guadagniamo con il nostro lavoro possiamo mantenere la comunità, la nostra comunità che è composta da 40 sorelle, e anche le nostre fondazioni per quello che possiamo aiutando in Siria e in Angola. Lavoriamo in questo ambiente un po' anche noi anziane, in modo che possiamo sempre contribuire alla nostra comunità, e sono lavoretti non tanto impegnativi e che possiamo fare facilmente. Magari molti ci chiedono perché le monache fanno questi prodotti o perché fanno dei cosmetici. Ecco, di fatto è, possiamo dire, un'arte che le nostre sorelle che sono arrivate in questo monastero 50 anni fa, l'anno prossimo festeggeremo i nostri 50 anni, hanno iniziato e hanno imparato a fare in Francia, seguendo un po' la tradizione della lavorazione delle erbe che da sempre si è fatta nei monasteri. Bel viaggio che hanno fatto queste arti che diffondono le suore cistercensi dalla Francia all'Italia. Per chi volesse, siamo in periodo prenatalizio, aiutare le suore a sostenere i loro progetti e quindi acquistare i loro prodotti, lo può fare chiamando il numero 0586655072, naturalmente scegliendo, guardando i prodotti sul sito www.valserena.it, e si può anche scrivere una mail a prodotti@valserena.it. Allora, noi abbiamo visto che cosa fanno le suore da più di 50 anni, qui insomma in pochi minuti siamo riusciti a realizzare già qualcosa di molto carino. Abbiamo cuoricino effervescente. Mi piace il cuore effervescente. Lo mettiamo dentro. Così vediamo, ecco qui. Si scioglie con tante bollicine. Puoi mettere anche la mano. Un profumo incredibile. Metto la mano, brucia, no, non è vero, non brucia. È piacevolissimo, è veramente piacevole, e la tengo un pochino. Poi l'effetto quale? Ah beh, si sente morbido, si sente proprio l'olio, si sente la consistenza dell'olio. Quindi sì, al di là della parte ludica, la cosa importante è il fatto che ha un'azione detergente. Quanto lo teniamo immerso? Corpo? Beh, immerso, almeno una ventina di minuti. Una volta ventina che ci si fa il bagno. Di minuti di puro lusso, per di più con il piacere di averlo fatto da soli. Sì. Dopodiché possiamo fare a meno della crema, perché sento questo piacere di questa consistenza cremosa. Oleoso è tutto. Poi faccio toccare al pubblico la pelle della mano, perché tra una e l'altra, con San Tommaso devono verificare. No, davvero, piacevolissimo. Allora, passiamo all'altro prodotto che vi abbiamo preannunciato. Dalle mani, dal corpo, passiamo al viso. Sì, e proponiamo una maschera illuminante per il viso a base di ananas. Perché l'ananas? Perché ha un enzima particolare, la bromelina, che serve per esfoliare un po', quindi ha un'azione, ecco perché è illuminante. Un enzima magico, perché fa digerire le proteine. Esatto, tra le altre cose, appunto, digerendo la proteina, noi sul viso abbiamo, cioè sulla pelle, abbiamo una proteina che si chiama cheratina, che ha un colore grigiastro. Per cui, per togliere appunto quel grigiore di eccesso dal viso, utilizziamo appunto l'ananas. Allora, Maria, io do i numeri, no, scherzo, do i prodotti, cioè do gli ingredienti. L'ingrediente. Un cucchiaio di gambo d'ananas frullato, che è la parte più dura dell'ananas. Sì. Un cucchiaio di yogurt bianco intero, un cucchiaio di farina di castagne, e torna quell'ingrediente che è un po' dappertutto, versatile. Dicevamo che è l'olio di mandorle dolci. Esatto. Allora, abbiamo bisogno di un cutter elettrico. Sì, perché l'ananas è quella parte più dura, ci serve quella centrale. Ci serve, quello il gambo. Perché è quella più ricca di bromelina. Dopodiché, allora, che cosa facciamo? Dopodiché misceliamo gli ingredienti. Dunque, l'ananas, quindi, se messa sul viso, può dare un po' di pizzicore, se fatto per questa azione esfoliante. Quindi, per questo motivo, noi andiamo a mitigare l'azione con lo yogurt. Quindi con gli acidi e lo yogurt. Ma possiamo usare allora soltanto esclusivamente l'ananas, o volendo, se non ce l'abbiamo in casa, perché a noi piace anche questo fatto di non buttare nulla. Certo. Abbiamo della frutta differente. Ma della frutta, ma anche delle mele e delle pere, perché comunque contengono alfa idrossi acidi, che sono degli acidi della frutta. Degli acidi della frutta, che sono debolmente esfolianti.
L'ananas, diciamo, è quella che più presenta questo fattore, tanto che poi lo sentiamo proprio sulla pelle, che pizzica un pochino la pelle. Quindi con l'ananas ci regaliamo l'effetto migliore e più completo. L'effetto principale che ci può trarre da tutti i frutti. Pensate al giorno prima di Capodanno, che esatto. Bello. E poi mettiamo la farina di castagne, perché intanto è una farina, e quindi come tutte le farine a livello di cosmesi vegetali, noi le utilizziamo per rendere più morbida la pelle, più grassa. Ma perché è proprio quella di castagne? Perché intanto è il periodo, e poi perché in cosmesi naturale si usa, perché tra le più nutriente, tra le più ricche, e quindi va a ricompattare immediatamente lo stato della pelle, perché noi con una maschera esfoliante è vero che da una parte esfoliamo, ma poi dobbiamo ripristinare il mantello lipidico, quindi non dare modo alla pelle di irritarsi. Ma che bello! Ha un costo un po' più alto delle altre farine, però avete visto quanta poca se ne utilizza per buoni effetti, quindi possiamo farlo. Ci doniamo un beneficio che fa bene anche alla casa comune, l'abbiamo detto. Alla casa comune, esatto. Questa maschera viene applicata sulla pelle. Come? Con un pennellino generalmente, ma va benissimo anche con le mani. Si lascia in posa almeno 20 minuti, che sono i tempi standard di una maschera, poi si risciacqua abbondantemente. Quindi con acqua un po' tiepida? Con acqua tiepida, sì. Ma possiamo conservarla quella? O ci consiglia di farla proprio per l'uso? Sarebbe il caso di farlo di volta in volta, perché si deteriorano abbastanza facilmente, non notiamo. Al massimo in frigorifero può rimanere 2-3 giorni, per cui con una dose di questo genere possono farsi due applicazioni nell'ambito della settimana. Quindi... Ah, ecco, io appunto sono curiosa. Sì. C'è un termine massimo, cioè conviene farle una ogni 15 giorni, allora, più le ripetiamo massimo... meglio è un po' aggressiva, meglio non farla sempre? Ci dipende dica un po'. Sempre dal tipo di pelle, chiaramente. A livello generale si fa una volta a settimana. Ecco. Poi è chiaro che se c'è una pelle particolarmente spessa e tutto, possiamo intensificare a due, però una volta a settimana è sufficiente. E ricordate quello che ci ha detto la dottoressa Maria, che insomma quello strato un po' grigio della pelle scompare, quindi si diventa più radiosi. Allora Maria, io la ringrazio per questa maschera, voglio tornare però un pochino all'effervescenza di questi prodotti, perché parlavamo dei regali. Sì, qui ho visto una soluzione molto carina, una sfera. Esatto. Che abbiamo riempito. Come l'abbiamo, dove la troviamo questa sfera? Intanto nei negozi di decoupage, è molto facile reperirla, ce ne sono di diverse forme, queste e quelle che si prestano meglio a questo periodo. Si può riempire con la polvere la sfera e poi decorarla come vogliamo, anche dentro personalizzarla. Dentro possiamo metterci anche un regalino. Esatto, ho portato qui un esempio. Magari cosa stiamo regalando a una ragazza, a una possiamo bambina, metterci all'interno una un gioiellino, qualcosa. Ma che meraviglia, ma anche per un adulto. Anche perché sì, è un'ottima eredità, un regalo. Nel momento in cui la mettiamo all'interno, chiaramente non si vede, quindi l'effervescenza, una volta che si dissolve, permette la realizzazione praticamente di questo piccolo regalino. Non solo Maria, ma noi questa la appendiamo pure, per cui qui non si butta niente, appendiamo anche questo. Utilizziamo tutto e sfruttiamo una bella idea del regalo. Immagino che adesso, insomma, che si avvicina il Natale, avrà una richiesta di prodotti naturali. Che cos'è che va per la maggiore? O meglio, dovesse consigliare un ingrediente magico, oltre a quelli che, insomma, ci ha presentato oggi, qual è? Cosa non deve mancare? Ma gli oli vegetali, soprattutto l'argan, che è molto caldo e tutto, perché dà quel senso anche di tepore del tipico del periodo invernale. L'olio d'argan, anche dei vinaccioli, che sono quelli che si prestano di meglio questa stagione qui. Gli anche oli per sono il viso e corpo, per il viso e corpo, esatto. E bene, sono così, quelli che più così abbiamo chiedono. Insomma anche quello che è un prodotto che non può essere assente sui nostri scaffali e sono e quelli che bagni. Meglio veicolano poi gli oli essenziali, quindi utilizziamo per tutte e due. Grazie Maria Di Francesco, che insomma è stata molto esauriente con queste ricette. Perfino Massimiliano troverà il tempo di donarsi un bagno effervescente. Ho sentito parlare di ingredienti magici. Sì, cuore effervescente. Ma ti piace? Posso? Mettilo a mano, vedrai che beneficio. Guarda, sto già meglio. Dai, sto che già beneficio. Sto già meglio. Ma devi sto tenerla meglio, dentro, ecco, no. Così no. Però no, guarda. È nel tempo, ecco, era giusto, no, per cambiare argomento, perché tra poco qui racconteremo una storia, che è una storia di fede e di amore. Tra pochissimo qui, a Siamo Noi. A tra poco. Grazie. È
Eccoci, eccoci qui, bentornati a Siamo Noi. Vi presento subito la nostra ospite, Claudia Staniscia. Grazie di essere con noi questo pomeriggio. Buongiorno a tutti. La storia che ci racconterà, lo scopriremo tra pochissimo, è una storia di fede, ma è anche, io direi, soprattutto una storia d'amore per la vita. Allora, Claudia, lei ha due figlie, sì, Lucia e Chiara, che oggi hanno rispettivamente 20 e 19 anni. Sì. Due ragazze speciali. Sì. Ci spiega perché? Allora, per me sono la mamma di due angeli meravigliosi. E in pratica Lucia e Chiara sono nate all'apparenza sane e dopo 16 mesi di vita hanno iniziato ad avere dei gravi problemi che si sono manifestati all'inizio con delle crisi convulsive. E però piano piano andando avanti, in pratica la loro malattia le ha portati a regredire tantissimo a livello proprio psicomotorio. Allora, lei ha detto che sono nate apparentemente sane, che la prima crisi l'avverte ovviamente Lucia quando ha 16 mesi. Sì. Davanti a questi attacchi, che sono attacchi importanti, lei si spaventa naturalmente con, certo, suo marito Nicolino e decide di andare in ospedale, all'ospedale, sì, di Lanciano. Ospedale siamo di Lanciano, in provincia di Chieti. Sì. Lì che vi dicono? Allora, lì in pratica ci hanno detto che magari poteva essere il caldo forte, perché era il mese di agosto, c'era una temperatura altissima di 40 gradi, quindi hanno pensato che tutta questa crisi dipendesse proprio da questo caldo eccessivo. Però purtroppo non è stato così. Non era questo il motivo? No, non era questo il motivo. Tanto è vero che le crisi continuano. Continuano, sì. E voi, sul suggerimento di una parente, decidete, sì, di venire qui a Roma al bambino, sì, Gesù. Sì. E qui che diagnosi al Gianicolo, fanno? Al Gianicolo. Sì. In pratica lì aveva 18 mesi Lucia, quando siamo venuti in ricovero la prima volta lì al Gianicolo. Niente, ci hanno detto che c'era stata un'altra crisi purtroppo, però che non c'era bisogno di antiepilettico per il momento, niente, dovevamo tenerla sotto controllo e probabilmente con la crescita e mia figlia avrebbe potuto recuperare tanto, anche se allora i danni non si vedevano molto, cioè lei non teneva più l'equilibrio al bacino, non parlava, aveva regredito un po', però non erano dei danni, diciamo, non c'era ancora una lesione cerebrale importante. Invece non è stato così, perché a due anni lei ha avuto una terza crisi molto molto grave, questa crisi le ha comportato una lesione cerebrale e in quel momento siamo andati alla Salesi di Ancona. E in pratica lì ha iniziato la cura con antiepilettici, però lo stesso la malattia non si è scoperta. Si è scoperta la diagnosi, non si sapeva. Io però farei un passettino indietro, sì, perché quando vi recate qui al Gianicolo, al bambino Gesù, sì, e beh, lei era incinta della sua seconda figlia. Avevo, giusto? Quando siamo venuti qui al bambino Gesù, in pratica avevo la seconda di due mesi. Quando invece è successa la prima crisi, io aspettavo di 7 mesi alla seconda bambina. Le dico questo, le ricordo questo aspetto, perché sì, naturalmente, come dire, lei e suo marito incominciate a pensare che insomma una cosa del genere possa accadere anche alla vostra seconda figlia. E questo, sì, è un pensiero costante? L'ho cominciato a pensare dopo la seconda crisi, che non si trattava di una semplice convulsione, ma di un qualcosa di più serio. Quindi ci pensavamo, certamente, dopo la seconda crisi della prima figlia. Ecco, e purtroppo anche per è la seconda figlia il percorso è stato resta uguale, simile, no? È molto, stato molto simile. Simile. Le posso chiedere come si fa ad accettare di vivere con due figlie che soffrono di fatto e non sapere quale sia la malattia? Allora, che cos'è, accettazione del male? Allora, le dico subito, io ho trovato conforto nella fede tantissimo. Perché l'unica cosa che ti dà tanta forza per affrontare questi problemi così gravi, anche perché per una mamma, no, ritrovarsi con dei bambini che all'apparenza sono nati sani e poi arrivano queste, insomma, batoste abbastanza grandi da sopportare, non è semplice. Quindi bisogna trovare molto conforto nella fede, poi nella famiglia che ti aiuta, ma la prima medicina proprio importante è l'amore, cioè devi dare tanto amore a loro, loro hanno bisogno di tanto amore. E se non hai quello non riesci ad accettare niente. Tu devi pensare che loro, nella loro sfortuna, devono essere amate, coccolate. E quindi è questo che li aiuta a vivere. E devi essere il loro specchio. Quindi devi essere sempre, all'apparenza ovviamente, serena, perché dentro c'è tanto dolore. Però devi essere serena, li devi accettare. Perché tu sei lo specchio dei figli, quindi una mamma. Non può arrendersi. Di questo aspetto, no? Sì. La serenità nonostante un dolore profondissimo. Sì, sì. È evidente che davanti ad una diagnosi che non arriva voi girate tanti l'Italia, ospedali, girate, sì, l'Italia per, sì, avere delle risposte che purtroppo non arrivano. E non, sì, arrivano anche perché, lo scoprirà più tardi, si, sì, tratta di una malattia rara. Vedremo quanto rara. Sì. Lei si è mai sentita abbandonata dallo Stato?
Allora, le istituzioni devo dire che non sono molto, molto vicine a noi mamme con questi problemi così gravi. Quindi la fortuna è che ho avuto una famiglia molto vicina e anche altre persone, quindi parenti, amici che ti stanno vicini. Ho avuto un po' di aiuto da parte, diciamo, del comune, però è sempre minimo in confronto a una situazione così grave, dove per 24 ore al giorno tu devi vigilarle, cioè devi andare a una catena di montaggio, anche perché sono due ragazze, non è così semplice da gestire. Quindi la prima persona che in questo caso si deve fare carico di tutto è la mamma. Poi devo ringraziare mio marito, perché comunque è molto presente, c'è un marito che mi aiuta tantissimo con le mie figlie, c'è un fratello che viene tutti i giorni ad aiutarmi, tutte le mattine. E quando vengo in ospedale, perché io, le mie figlie adesso sono seguite al Bambin Gesù di Roma Palidoro, e l'altra figlia che resta a casa, quando porto una per tutti i controlli, per tutta la, insomma, per i controlli generali che fa ogni tanto, l'altra figlia resta con mio fratello 24 ore al giorno, poi con l'aiuto certo di, degli altri familiari, di amici, di parenti che vengono, sicuramente dei, insomma, operatori del servizio ADI, sì, una comunità, però da parte voi. Delle istituzioni non c'è un grande aiuto, anzi queste mamme sono molto sole, questo volevo dire, che bisogna mettersi anche nei panni di queste famiglie ed aiutarle, perché non tutti hanno la possibilità come me di avere un marito, un fratello, una famiglia, un'amicizia che ti sta tanto vicino. Ci sono tante mamme sole dove i mariti scappano e restano da soli con questi bambini ad affrontare una situazione così grave. Non è affatto semplice. Abbiamo lasciato lei e suo marito Nicolino in giro per l'Italia alla ricerca di una risposta. Risposta che continua a non arrivare, eppure le crisi continuano. Sì. Ma dai medici trapela un certo ottimismo, perché che cosa le dicono? Ultimamente, lei si riferisce ultimamente? Anche ultimamente, ma anche prima della diagnosi. Allora, in pratica ottimismo no, soltanto lì, l'ottimismo al Gianicolo, quando ho portato mia figlia di un anno e mezzo, lì mi avevano detto che c'erano buone speranze di recupero di mia figlia, però purtroppo non è stato così, perché questa è una malattia degenerativa, una malattia neuromuscolare degenerativa che è andata avanti. Abbiamo scoperto da poco, da meno di un anno, il nome della malattia. Ecco, il 2017 è stato l'anno della verità. Sì, l'anno della verità, e l'abbiamo scoperto grazie all'ospedale Bambin Gesù Roma Palermo d'oro, dove c'è un'equipe di bravissimi medici, sia a livello umano sia a livello di professionalità, che ci hanno aiutato tantissimo. Io il primo ricovero, non lo conoscevo quell'ospedale purtroppo, il primo ricovero di mia figlia, la seconda, è stato nel 2014, l'ho portata in fin di vita, siamo stati 3 mesi e mezzo in quell'ospedale, in questi 3 mesi e mezzo ha fatto 1 mese di rianimazione. E lì hanno salvato la vita di mia figlia, grazie a loro, perché lei è stata proprio gravissima in fin di vita a livello respiratorio. E grazie a loro abbiamo scoperto da ecco, poco la malattia. Come si chiama questa malattia? Allora, questa è una malattia neuromuscolare mitocondriale. In pratica a loro manca un coenzima, che è il coenzima Q10, che è quella che dà energia a tutto il corpo, a tutto il metabolismo. E loro non ce l'hanno, non lo producono. La cosa bella è che questa malattia comunque è curabile, però nel caso delle mie figlie, che sono grandi, perché comunque hanno 20 anni e 19 anni, hanno avuto già dei seri danni cerebrali, quindi quello quindi che si può fare... Bene. Sì. Voi sono 17 anni e più che state combattendo con questa malattia che prima, fino a un anno fa, non aveva un nome. No, non aveva un ma nome. Ma se avesse avuto quel nome decenni fa, diciamo così, avrebbero avuto buone possibilità di recupero, perché all'inizio piccolissime non avevano danni cerebrali, adesso purtroppo ce l'hanno, quindi la loro condizione è molto grave. L'unica possibilità che hanno è di cercare di bloccare la malattia, perché comunque questa è una malattia degenerativa, facendo questa cura, e questa cura l'hanno iniziata da pochi mesi. E speriamo che speriamo vada bene, bene. Speriamo Anzi, per Lucia e Chiara. Come dire, no? Anche per dare forza alla nostra Claudia. Grazie. Si tratta, dicevamo, di una malattia rarissima. Io non so se ho letto bene, ma quello delle sue figlie è il secondo caso al mondo? Allora, appena è stata diagnosticata la malattia, mi è stato detto proprio dal Bambin Gesù, da un dottore del Bambin Gesù, che Lucia e Chiara erano il secondo o terzo caso al mondo, in via ufficiale ovviamente, magari ci saranno tanti bambini o ragazzi che ce l'hanno e non lo sanno, diagnosticati, secondo e terzo caso, è una malattia rarissima. Poi un'altra cosa che volevo dire, che mi dispiace tantissimo, che purtroppo per la ricerca, noi sappiamo che lo Stato ha tagliato tantissimo e ha dato la possibilità di fare questa ricerca specifica per questa malattia rarissima dal 2015, perché magari si sarebbe scoperto anche prima se c'erano i fondi, però cioè non hanno dato questa possibilità
vita soltanto dal 2015, per cui di questo sono molto dispiaciuta, anche se so che comunque adesso loro hanno, almeno sanno il nome della malattia, so che cosa hanno le mie figlie, perché io per 18 anni ho vissuto nel buio. Sapere che cosa hanno per me tanto, perché già so comunque che malattia è, a che cosa possono andare incontro, che cosa può succedere, quali organi attacca. Questo adesso sono consapevole, ma prima non sapevo niente. Quindi vivere così nel buio totale è difficile. Fa ancora più male. Fa tanto male. Allora, dicevamo, secondo e terzo caso al mondo. Sì. Davanti ad un'affermazione del genere, una mamma che cosa pensa? Perché io immagino, no, lo scoramento più totale. Lei ha mai pensato perché proprio le mie figlie? Sì, l'ho sempre pensato, l'ho sempre pensato. Ho detto perché, ma come mai? Cosa hanno fatto di male loro? Però ripeto, se trovi conforto nella fede riesci a darti tante risposte, altrimenti no, non ce la faresti mai. E lei, come ci spiegava prima, non soltanto ha trovato conforto nella fede, ma anche ha trovato conforto in una famiglia, no? Molto unita. Che le è stata molto davvero vicino. Sì. Io la definirei la meglio società, no? In qualche modo. Sì. L'espressione di una famiglia vera che si stringe a chi ne ha bisogno. Sì. Senta, Claudia, questo è un aspetto che a me ha fatto molto riflettere e le chiedo, diciamo così, tra virgolette, conto, perché lei dice, e credo che l'abbia ripetuto anche qui, le nostre figlie insegnano a me e a mio marito la vita. Sì. La vera essenza della vita. Allora, loro hanno una forza, io dico, sovrannaturale, perché di fronte a tanta gravità loro riescono a sorridermi, hanno dei sorrisi meravigliosi, degli occhi proprio speciali che brillano, per questo io li ho definiti angeli meravigliosi, perché sono veramente degli angeli. E come facciamo noi ad arrenderci di fronte a due creature del genere che, nonostante la sofferenza, nonostante tutto, combattono e amano la vita, la difendono a tutti i costi questa vita? Senta, guardando anche ad esperienze che abbiamo raccontato qui, ma che fanno parte anche del nostro bagaglio personale, davanti ad una vicenda del genere, molte coppie scoppiano. Bravo, sì, ha detto proprio la santa verità. Ma perché invece lei e suo marito, anzi, avete usato questo problema enorme come collante? Perché è scattato? Per entrambi, appunto, l'amore è la prima medicina della vita. Quindi ci siamo uniti ancora di più per aiutare queste figlie che avevano bisogno di noi. Non potevate mollare, insomma. No, assolutamente no. Non ti puoi permettere di mollare, non ti puoi permettere di abbatterti, di farti venire una depressione, niente. Devi solo lottare per farli stare serene e tranquilli in quel dolore che hanno. A proposito di medicine, ho letto un'altra cosa che mi ha colpito molto di lei, no? Lei a un certo punto dice, io ho smesso di piangere. Sì. Io a un certo punto di questa storia, nel buio più profondo, ho smesso di piangere. È vero. E a proposito di medicina, lei dice, l'unica medicina che ci dà conforto, al di là di quelle ovviamente scientificamente provate, l'unica medicina che ci dà conforto è la gioia, il sorriso. La nostra casa è sempre aperta al sorriso. Sì, è vero. Comunque è una casa molto aperta dove vengono tante persone, vengono i bambini, viene una maestra di sostegno, vengono i clown anche a fare festa con Lucia e Chiara, anche perché loro amano le persone che le fanno sorridere. E a questo proposito volevo ringraziare veramente tutti coloro che regalano attimi di felicità a Lucia e Chiara, che sono tantissimi. Volevo ringraziare tantissimo, se posso, anche il pediatra che segue Lucia e Chiara, che viene tutte le settimane a vedere Lucia e Chiara, e quando stanno in una situazione particolarmente grave anche più di una volta a settimana. Quindi volevo ringraziare il dottor Lamanna Salvatore, volevo ringraziare tantissimo l'equipe che segue Lucia e Chiara qui al Bambin Gesù Roma Palidoro, che sono veramente delle persone speciali, tutti, i medici, tutto il personale infermieristico, la caposala, tutti quanti. E noi ci aggiungiamo ai suoi ringraziamenti, sì. Perché a noi questa Italia che funziona piace davvero molto e proviamo anche a raccontarla qui assieme a noi. Ma la vita poi, no, riserva delle sorprese inaspettate, sì. Cara Claudia, perché a un certo punto, poi ci spiegherà per opera di chi, un video delle sue figlie partecipa al premio Bontà, sì. Che viene bandito dall'Arciconfraternita di Sant'Antonio di Padova. Arriva questo filmato delle sue figlie e che cosa succede, cara signora Claudia? Ricevo la telefonata di Papa Francesco. Perché quel video arriva sul tavolo di Papa Francesco, però me la deve raccontare bene. Sì. È il 7 luglio del 2016. È giusto. Squilla il telefono. Il mio cellulare. Lei va a rispondere.
E che cosa le dicono dall'altra parte? Allora, il pontefice, direttamente lui, mi fa: pronto, parlo con la mamma di Lucia e Chiara? Dico sì, e io con chi parlo? E lui mi risponde: Papa Francesco. Lei ci ha creduto subito? Ci ho creduto subito, non ho pensato che fosse uno scherzo, perché lui poi ovviamente mi dice: ho ricevuto proprio oggi il video di Lucia e Chiara, e delle sue sapeva. Figlie, tramite Monsignor Tonucci, che è il vescovo di Loreto. Ed era vero, perché in pratica questo video andava nelle mani di Papa Francesco, e la maestra di sostegno ha fatto pervenire nelle mani del vescovo di Loreto sia il video sia una lettera con il mio numero di cellulare. Quindi lui l'ha fatto veramente, mi ha telefonato e ho ricevuto questa bella telefonata di quasi 5 minuti. E ha usato per lei parole di conforto importanti. Sì, sì, lui mi ha detto: ho visto il video e sono rimasto molto attratto dalla gioia che hanno queste due ragazze e da tutta l'armonia e l'amore che hanno intorno. Poi mi dice: lo sai, signora, che lei ogni giorno compie gesti eroici? Io dico: perché? Faccio quello che fanno tutte le mamme per i propri figli. Poi niente, ho detto di pregare per Lucia e Chiara e pregare quindi per la nostra famiglia. E lui mi risponde, come dice sempre lui anche in televisione: pregate, io pregherò per le sue figlie, per la sua famiglia, però lei preghi anche per me perché ne ho tanto bisogno. Ah, e le ha dato forza questo? Mi ha dato tanta forza, il cuore avanti. Mi ha battuto a mille all'ora per tutta la telefonata e anche oltre. Però non ho pianto. Neanche lì ha pianto? No. Noi concludiamo, a proposito di Papa Francesco, sì. No? Usa parole importanti come permesso, scusa, grazie, che sono importanti nei rapporti interpersonali. Signora Claudia, io qui, come a tutti gli ospiti, le chiedo: a chi oggi lei, dopo averne passate tante, no? Si sente di dire grazie e a chi di chiedere scusa? Il grazie. Allora, mi sento di dire grazie alla mia famiglia, che mi ha sostenuto tantissimo in questa battaglia per la vita, quindi mio marito, già elencato prima, mio marito, mio fratello, la mia famiglia, altre sorelle, fratelli, e un'amica che ho vicino di casa, si chiama Silvana, lei pure mi ha aiutato tantissimo in questa battaglia, e ringrazio anche la scuola dove lavoro, la mia direzione, che mi ha dato la possibilità di far avere i bambini a casa, che vengono ogni settimana Lucia e Chiara, quando stanno bene ovviamente, insieme alla maestra di sostegno, l'insegnante, e ringrazio i clown della Tavolozza dei Sorrisi che vengono ogni mese a far sorridere Lucia e Chiara, e ringrazio, ecco, il pediatra che già ho elencato prima, ringrazio chi ha salvato la vita a mia figlia, e che il Bambin Gesù di Roma Palidoro, tutta l'equipe della pediatria multispecialista. Insomma, la lista è lunga. La lista è lunghissima, ringrazio tutti. Scusa chi? Non so a chi chiedere scusa, magari posso chiedere scusa alle mie figlie, solo a loro, a Lucia e Chiara, se magari potevo fare ancora di più di quello che faccio e non sono riuscita a farlo. Solo qui mi sento di chiedere scusa a loro. Io dubito su questo, mi auguro di no, però magari se avessi avuto la possibilità di fare ancora di più, magari non ci sono riuscita, non perché non ho voluto. Io intanto la ringrazio. Grazie, grazie Claudia, grazie a voi Sanisha. Per tutto. Grazie di cuore per averci raccontato questa storia. Ve lo dicevo, una storia d'amore e di fede. Grazie, grazie davvero. Gabriele. Allora, in attesa della coroncina alla Divina Misericordia, tra poco qui il nostro spazio religioso di riflessione, di preghiera, con una bellissima testimonianza e storia di fede, perché si attende l'inizio del processo di beatificazione di Enrichetta Beltrame Quattrocchi, figlia della prima coppia di sposi che è stata già beatificata il 21 ottobre del 2001 da Papa Giovanni Paolo II, appunto i coniugi Beltrame Quattrocchi. A tra poco, ci vediamo qui. Bentornati, e siamo noi in attesa della recita della coroncina alla Divina Misericordia. Vogliamo raccontarvi una grande, intensa storia di fede. Vi ricorderemo quella bella testimonianza di vita che è stata offerta dai coniugi Beltrame Quattrocchi, Luigi e Maria, beatificati il 21 ottobre del 2001 da San Giovanni Paolo II, perché hanno vissuto il loro matrimonio davvero come una scala, come un cammino verso Dio, ma ci soffermeremo oggi soprattutto sulla loro figlia. Erano quattro i figli, lei l'ultima, Enrichetta Beltrame Quattrocchi, che è morta il 16 luglio del 2012, e per lei
si attende l'inizio del processo di beatificazione. Di questo parleremo con gli ospiti che sono in studio, che saluto. Padre Massimiliano Noviello, bentornato. Grazie, grazie. Lo conoscete ormai, ci accompagna sempre con i santi della settimana. Grazie. Superiore del convento dei padri cappuccini di Napoli, postulatore delle cause dei santi, vice postulatore nella causa di canonizzazione appunto dei beati Beltrame Quattrocchi, ma anche postulatore della causa di beatificazione della loro figlia Enrichetta. Ben arrivato e ben arrivato Armando Andreoni. Buonasera. Che ha conosciuto, ma l'ha conosciuta anche padre Massimiliano, Enrichetta Beltrame Quattrocchi, perché fa parte, e lei è entrata a farne parte, quindi poi racconteremo anche perché, che cosa ci ha trovato, del movimento Testimoni del Risorto. Padre Massimiliano, a me viene da dire subito, ma quanta santità in una famiglia sola? Ma chi erano questi coniugi Beltrame Quattrocchi, Luigi, sì, Maria, sì, insomma, sono sì, nati alla fine dell'Ottocento, sì, ricordiamolo brevemente al nostro pubblico. Luigi è catanese, è un avvocato dello Stato, Maria è fiorentina ed è una scrittrice, ha scritto tanto sul problema educativo, come crescere i figli, come educare i figli. Anzitutto Luigi non ha una conoscenza del cristianesimo approfondita, non è proprio un vero e proprio, noi diciamo in senso stretto, praticante. Tanto che all'inizio questo creò qualche piccolo problema. Piccolo problema, piccola difficoltà da approfondire. E invece Maria era un po' più avanti, ma tuttavia i due si conoscono in virtù proprio dei genitori di Maria, che avevano bisogno di un avvocato per alcuni problemi familiari, e quindi si rivolgono alla famiglia di Luigi. E la sapienza dei genitori lascia parlare i figli, per cui i due si accostano, incomincia una conoscenza, un fidanzamento che dura 9 mesi e poi convolano, ecco, a nozze. Nasce un grande amore fondato sulla condivisione di valori molto forti. Molto forti. Quell'uomo che poi sarebbe diventato anche avvocato generale dello Stato, segue sua moglie, cammina accanto a sua moglie, sì, tanto che si dice, perché se non vado errata, questa è la prima coppia che la prima è stata beatificata, elevata agli onori degli altari nella storia, ecco, della Chiesa. Si parla di una testimonianza di matrimonio come una scala verso il paradiso. Sì. Sì, perché nel discorso di apertura della beatificazione di questi coniugi, il cardinale Camillo Ruini ebbe a dire: loro non si sono santificati in virtù di un cammino chissà fuori dal matrimonio, ma per mezzo del matrimonio. Cioè il matrimonio diventa, il sacramento diventa via, scala, come tu dicevi, scala per la santificazione. Non quindi malgrado il matrimonio, ma proprio grazie attraverso il matrimonio. In qualche modo, padre Massimiliano, ci stai dicendo insomma che c'è una via, una santità ordinaria, nel senso che si vive nella, sì, vita comune, tutti noi, sì, possiamo sperimentarla nella nostra vita. Dal matrimonio nacquero 4 figli, 4 due figli, ragazzi e due ragazze. Sì. E in questa casa, sì, ci fu sempre questa volontà di accompagnare anche i ragazzi, sì, nella santità, ma era una casa che letteralmente aveva le porte spalancate, sempre spalancate, soprattutto nei periodi a cavallo tra le due guerre. Sì, nel 1914 l'attività di Maria è immensa, insieme al suo sposo Luigi. Si sono adoperati per l'Azione Cattolica, sono terziari francescani, si sono adoperati per i corsi prematrimoniali, con loro sono nati i corsi prematrimoniali, quelli che oggi quando gli sposi chiedono di ricevere il sacramento. Ecco, questo non ce lo ricordiamo, sì, invece va. Sono loro che hanno iniziato i corsi prematrimoniali, così come anche hanno accompagnato gli ammalati con i treni dell'Unitalsi, sia a Loreto che a Lourdes, e hanno addirittura, proprio per una intelligenza della carità, hanno acquisito una conoscenza di malattie tropicali per venire incontro alle sofferenze della Prima Guerra Mondiale e Seconda Guerra Mondiale. Pensate quanto avanti questi coniugi, e la loro casa, lo abbiamo appena detto, è stato un luogo di accoglienza, di amore, anche di incontro, di preghiera, con le porte aperte, anche in momenti difficili in cui, sì, si rischiava la vita, insomma, sì, accogliendo chi era perseguitato dai nazisti durante l'occupazione. Allora, in quella casa noi, grazie a Marco Demetrio De Luca, che ha avuto occasione di frequentarla più volte, di conoscere Enrichetta, siamo riusciti ad entrare con il nostro Rosario Sardella. Questo è certamente il punto, il cuore un po'
di casa Beltrame Quattro Occhi, perché qui avvenivano spesso gli incontri con persone che come loro si dedicavano al mondo e in virtù di una fede profonda, attenta e anche di servizio. In questo punto abbiamo i due beati, Luigi e Maria, e poi abbiamo i quattro figli, che ricordo due consacrati sacerdoti, una suora, e Enrichetta, l'ultima a raggiungere i genitori, che praticamente era consacrata laica e ha vissuto un po' in qualche modo la continuità di tutto quello che i genitori avevano fatto, continuando un po' la loro opera. Sia molto significativo che tutti e quattro i figli si siano consacrati completamente, hanno vissuto proprio la realizzazione dei due genitori in maniera spontanea e con molta semplicità, attenti alle cose più elementari, però con la profondità del concetto della fede e del mistero. Qui c'è la cappellina, questo era il punto continuo in cui si alimentava la loro spiritualità, la loro dedizione, i loro impegni. Negli incontri anche intellettuali, questo era il punto clou, era il punto della preghiera da cui partiva tutto il resto. Questo è il punto in cui più volte io ho incontrato Enrichetta e in cui in colloqui che duravano 20-25 minuti lei esprimeva con spontaneità, in maniera molto diretta, la sua partecipazione alla vita come chiesa. Aveva una dimensione fortemente umana e, come dire, lei ha vissuto in una famiglia simbolo. E lo viveva nel cuore, ma non lo esprimeva mai, cioè lei non aveva bisogno di una cornice, testimoniava quello che aveva vissuto e nel cuore sentiva. Ecco, questo credo che sia una dimensione estremamente importante. Padre Massimiliano, io ti guardavo e disattecchi quando seguivi il filmato, perché tu quella casa l'hai frequentata quando hai conosciuto personalmente Enrichetta. E ci hai detto anche in altre occasioni, però lontano dalle telecamere, che quell'incontro ti ha cambiato la vita. Sì. Perché? Era appena morto nel 2007 Monsignor Francesco Saverio Toppi, di cui noi abbiamo aperto già il processo di canonizzazione nell'arcidiocesi di Pompei, è terminato e adesso sta a Roma nella sua fase romana. E stavo cercando nell'agenda di Enrichetta alcuni testi per poter poi interrogarli. E mi compare per la prima volta il nome di Enrichetta Beltrame Quattrocchi. Io non conoscevo nulla della sua storia, della sua famiglia. Telefonai e mi rispose una voce non gentile, nel senso di un po' austera, sì, come tono di voce, sembrava più un maschiaccio. Io dissi vicino alla mia segretaria: chiudi, perché abbiamo sbagliato il numero di telefono, e quindi attaccammo. Di poi ritelefonammo di nuovo: pronto, noi cerchiamo la signora Enrichetta. Ma ti ho detto che sono io. E alla fine, ecco, fissammo un appuntamento, andai là. E tu ricordi tutto di quell'incontro? Sì, la prima cosa la vidi in quel piccolo salottino dove anche il professore Enrichetta l'ha ricevuto. Mi inginocchiai e mi incominciò a parlare subito della passione di nostro Signore Gesù Cristo, senza nessuna presentazione. Così entrammo subito in questa comunione intima. Ma perché sei inginocchiato, padre? Cioè, mi inginocchiai davanti a lei. Hai sentito questo bisogno? Sì, questo bisogno. Prima ero seduto, poi improvvisamente mi inginocchiai perché lei mi parlava della passione di Gesù, ma in un modo così vivo, così che io non l'avevo mai sperimentato prima. Nonostante il mio essere sacerdozio, però io percepivo dentro di me una novità di vita,
una libertà interiore, una forza d'animo, uno sciogliersi, ecco, di nodi, di difficoltà che pensavo insormontabili. E da quel momento in poi, poi tu non sapevi dei genitori? No, non sapevo nulla. Anche quello l'hai preso in un modo strano. Sì, e infatti io quando ritornai dissi, ma e incominciai a piangere, perché fu come una specie di liberazione. Quando ritornai, quando me ne andai, dissi, ma che cosa ho fatto? Ho pianto davanti a una vecchietta, ma che vergogna. Però mi sentivo sereno, libero. Sì. Il giorno dopo fissai un appuntamento, ritornai e la cosa divertente qui, bussò alla porta il postulatore dei genitori, Carlo Fusco, l'avvocato Carlo Fusco, e disse, è qui la figlia dei Beati? Dissi, no, avete sbagliato, qui no. Padre Massimiliano recita. Avete sbagliato, qui non c'è nessuna figlia di Beati, e chiusi la porta. Lui bussò, io dissi alla domestica, che intanto aveva portato Enrichetta forse per qualche piccolo servizietto, e disse, apri, è Carlo. E io dissi, ma cerca la figlia dei Beati. Poi lui disse, ma Enrichetta è la figlia dei Beati, non lo sai, è la prima coppia. E lì si aprì un mondo curioso, sì. Anche come sì. Ci sei entrato, no? Con questi due apparenti errori, sì. Iniziali. Armando, anche lei ha avuto modo di conoscere Enrichetta, perché a un certo punto Enrichetta è entrata a far parte di un movimento che è anche il movimento a cui appartiene lei, il movimento laico dei testimoni del risorto, movimento salesiano. Perché Enrichetta decise, anche abbastanza tardi nella sua vita, di far parte di questo? Sì. Cioè, che cosa ha riconosciuto, che cosa ha sentito proprio di questo movimento? Questa stessa domanda è stata posta il giorno della sua consacrazione, ancora mi ricordo quella messa, eravamo a Pagognano, Vico Equense, e Don Sabino, che è il fondatore del nostro movimento, le chiese perché Enrichetta, glielo disse proprio, a questa età hai deciso di consacrarti in un movimento, perché comunque ha vissuto una vita accanto ai suoi genitori e possiamo dire padre di verginità conclamata. E lei disse, perché ho trovato adesso a questa età la spiritualità che mi appartiene, fermo restando che la spiritualità della resurrezione è la spiritualità della Chiesa, chiaramente, no? Il kerygma è quello che ha inondato il mondo e ha riportato la fede. Si sentì a casa. Però si sentì a casa, cioè era un movimento che in qualche modo aveva posto nel fare, nel dire, nel formarsi, nell'agire, la resurrezione come punto ultimo e definitivo, al di là e nonostante come tutto quello diceva, che accade. Come ci diceva, un po' ci faceva capire padre Massimiliano, ma che impressione vi fece Enrichetta? Che cosa sapeva lei, per esempio, di Enrichetta quando arrivò, la vide per la prima volta? Effettivamente era ufficialmente la figlia dei Beati, quindi in qualche modo c'era una certa attesa, ma nello stesso tempo qualcuno avrebbe potuto pensare a chissà quale così personaggio stesse arrivando. Invece lei, devo dire la verità, a primo acchito immediatamente, familiarità subito. E casa. Soprattutto in quella casa che ho rivisto adesso. Ecco, voi l'avete adesso. Frequentata quella, sì, casa? Sì, siete, sì, diventati, noi amici, spesso di eravamo a pranzo a quel tavolo sia con Don Sabino che con altri nostri fratelli e amici, amiche, ed era proprio casa per tutti. Effettivamente tutte le età, trovavamo spesso amici di Enrichetta di tutte le età, dalle ragazze ai ragazzi fino a persone anziane. Riusciva a parlare, a interpellare sacerdoti persone diversissime. Sì. So che è stata anche importante in qualche modo per il vostro matrimonio. Sì, posso chiedere? Sì, dico rapidamente, ci siamo sposati in tarda età con mia moglie, verso i 42-41 anni, e il primo bimbo l'abbiamo perso all'ottavo mese. Quindi, essendo tumore alla placenta, i medici ci hanno detto chiaramente che sarebbe stato difficile averne altri e comunque ci sarebbero potute essere complicazioni. Mi ricordo che tornando io chiamai Enrichetta e le rivolsi appunto così una richiesta di preghiera. Lei mi anticipò, le dissi quello che era successo, lei mi anticipò e mi disse, state tranquilli, perseverate, ne avrete un altro. Io pensavo che era la solita parola di consolazione, ho detto tira per la giacca i tuoi genitori perché veramente ne abbiamo bisogno. Consideriamo che era a gennaio quando mia moglie ha subito l'intervento e quindi come minimo per altri 3-4 mesi ci era stato detto di stare tranquilli. In realtà il 25 aprile stesso, 25 marzo perdonatemi, quindi 2 mesi e mezzo dopo, mia moglie è rimasta incinta di Agnese, che è nata il 16 dicembre, oggi ha 5 anni praticamente. Bellissimo, bellissimo. Il 16 è... questo numero ricorre. È la data di morte di Enrichetta. Perché morì il 16 giugno? Sì.
luglio forse? 16 giugno. Giugno. Okay. 16 giugno, sì. A proposito di miracoli di nascita, in un certo senso fu un miracolo di nascita anche il suo, perché lei era l'ultima dei quattro fratelli. Sì. Infatti, ma quella nascita fu fortemente sconsigliata. Sconsigliata dal medico ginecologo della famosa regina Elena di Napoli, che sconsigliò appunto di portare avanti questa gravidanza, perché Maria, la Maria aveva avuto un'emorragia e per questo minacciava appunto la vita. E intanto il dottore disse a Luigi di interrompere la gravidanza, altrimenti sarebbe rimasto vedovo con tre figli. E lui amava profondamente, profondamente sua Maria. Maria e Luigi si guardarono, indirizzati al crocifisso, e dissero di no e di portare avanti la gravidanza. E infatti, come dice Don Sabino, la vita di Enrichetta, la sua nascita è stata un'esplosione di vita, la sua esistenza un tessuto di grazia, la sua dipartita un'offerta silenziosa, così come è sempre vissuta. Dalla nascita a quella dipartita, la morte, che poi per noi cristiani cattolici è una nascita anche quella. Tu, padre Massimiliano, sei stato in effetti l'ultimo, vediamo delle immagini molto commoventi, a vederla viva, a salutarla. Posso chiederti che cosa ricordi di questi momenti, che cosa ti ha trasmesso e anche lasciato in fondo come forse compito, come eredità? Io sono stato l'ultimo, sì, mi ricordo che Francesco, il figlio adottivo di Enrichetta, mi fece entrare e la vidi su quel lettino con cosciente, silenziosa. Io ebbi il tempo di inginocchiarmi un attimo, di fare qualche preghiera, di accarezzarla, e lei con il viso annuiva. Per cui disse: Enrichetta, ricordati di pregare per me e per tutte le richieste di cui ti ho sempre reso partecipe. E lei accennò così di sì. E poi dopo una mezz'oretta, ecco, insomma... Oggi lei se ne andò, oggi tu sei postulatore della causa di beatificazione di Enrichetta, quindi insomma c'è una conseguenzialità. Brevemente, l'attualità di Enrichetta, abbiamo detto c'è una via ordinaria alla santità, qual è? Sì, rispondo come nella richiesta, come ha fatto il Cardinale Sepe alla Congregazione delle Cause dei Santi. L'attualità di questa figura è che essa completa il modello educativo dei suoi genitori. E quindi Giovanni Paolo II, nel beatificare i genitori, ha detto espressamente che questi genitori hanno trasmesso la luce della fede ai loro figli, educandoli in questa luce, e ci sono riusciti. Enrichetta è una testimone di questa luce della fede. D'altronde Enrichetta diceva che i figli bisogna educarli prima ancora che mettono i denti, e lei diceva che bisogna educarli a tre livelli. Primo livello alla sobrietà, poi al sacrificio e poi all'educazione degli affetti e quindi del cuore, e l'ultimo aggiungeva anche a una formazione del sacrificio. Che poi in effetti lei stessa è il frutto di un'educazione in questo senso molto rigorosa, perché papà Luigi e papà Maria, pur circondando di grande affetto i quattro figli, Beata Maria ebbe a dire che la dolcezza non è mollezza, la dolcezza, ma deve essere una fermezza di volontà nutrita dal sacrificio che fa volare verso l'alto. Infatti è tipica l'espressione loro, guardare dai tetti in su. Armando, che cosa le è rimasto più nel cuore di questa persona che insomma all'improvviso si è trovata sul vostro cammino ed è diventata un'amica, ce l'ha detto, frequentavamo la sua casa, a parte la gioia, insomma ha tirato per la giacchetta in qualche modo i suoi genitori, perché la bambina ma è nata. Sicuramente fortezza e dolcezza erano le due caratteristiche almeno che a noi sono apparse immediatamente. Fortezza perché era una persona di fede profonda, ha vissuto in quella famiglia in un modo e in un tipo di vita, no, che tutti riconoscevamo, ma anche la sua familiarità nello stare con noi, ripeto, con ragazzi e ragazze di tutte le età, giovani, anziani, sacerdoti, monache, monaci, anche perché quella casa, sappiamo, Don Tarcisio e Padre Paolino, è una casa, no, di consacrati. Sapeva stare con tutti, sapeva dare un consiglio a tutti e infondeva anche sicurezza, secondo me, a molte persone titubanti nella fede o che avevano situazioni di vita non facili in determinati momenti, oltre il bene che ha fatto, che secondo me non è stato ancora scoperto, sia a livello di vicinanza spirituale, ma sia proprio di aiuti anche materiali che ha dato.
sarei processo a rendere pubblico il tutto. Questo è un compito che ti viene affidato. E guardandovi però qui di fronte a me, mi viene in mente che l'altro filo conduttore, siete entrambi giovani, è stata, ci sono delle foto che abbiamo visto in cui tiene per mano una bimba, la sua capacità di interloquire con le persone anche giovani. Sì, sì, sicuramente. Di accenderle d'entusiasmo, cioè una persona... ci ha detto, interloquiva con tutti. Se volete poi posso raccontare un aneddoto simpatico. Sì, raccontiamolo. Un carissimo amico, che è comune amico di Enrichetta, ma io l'ho conosciuto dopo che lei andò in cielo, quindi lei mi lasciò questo in eredità. Conosci Armando, si chiama come me. Beh, conoscerò Armando. E poi la storia è un'altra storia, insomma. Lui andò, mi raccontò da lei proprio nell'ultimo giorno, negli ultimi due giorni, e lei era, diciamo, moribonda sul letto, tant'è che lui si rivolgeva alla Perpetua anziché parlare con lei, e lei fa: ma perché non parli con me? Allora lui dice: ah, Enrichetta, pensavo, dimmi come stai, dove sei stato? Adesso vengo da Calcata, hai mangiato oggi? Pochi giorni prima di morire, lei ad Armando si preoccupava, sì, diciamo, dello stato, dice, sì, dove hai mangiato? Ma al ristorante Dot. Ah, salutami la mamma di, il nome non me lo ricordo del ristorante. E Armando dice: vabbè, si vede che non ci sta più con la testa. Dico: sì, Enrichetta, va bene. Armando, il mio amico, sì. Torna alla sua casetta di campagna, appunto in Calcata. Dopo un mese che Enrichetta già era andata in cielo, dice al ristoratore: fammici provare, mi prenderà per matto. Senti, tanti saluti da Enrichetta Beltrame Quattrocchi a tua madre. Dice: vabbè, riferirò. Non la conosceva lui, ovviamente. Fin qui. Ritorna in quel ristorante altri giorni dopo, il ristoratore gli fa: tanti saluti da mamma Enrichetta. Si ricordava. Quindi, sì, si ricordava perfettamente la persona, la madre, la vita di questa, appunto, questo di questo era uomo. Capace, sì, sì, di collegare tante, trasmettere persone, tanta energia e positività. Io, nei due mesi che l'abbiamo avuto a casa, perché l'abbiamo avuto ospite a casa, con la tua mamma Carmela, sì, che salutiamo, sì. Ecco, abbiamo avuto la grazia di averla lì, abbiamo visto persone che venivano da ogni parte a chiedere consiglio e luce. Infatti noi di casa ci meravigliavamo, sapevamo che era la figlia dei Beati, però che la gente si muovesse per venire poi in un paese specifico, insomma, arrivava luce, irradiava luce. Grazie davvero a padre Massimiliano Noviello e Armando Andreoni. Grazie a voi. Padre Massimiliano, ci troveremo la prossima settimana. Grazie davvero. Torneremo noi subito dopo la Coroncina alla Divina Misericordia, perché a 10 anni dalla tragedia, quella grande tragedia che è stato il rogo alla ThyssenKrupp, vogliamo ricordare quei 7 operai che persero la vita in un modo terribile. Avremo con noi in studio l'unico di loro, l'unico di quegli operai che è sopravvissuto e che oggi veramente con l'impegno politico si batte per la sicurezza per tutti i lavoratori. A dopo. Questo brutto carattere da dove l'hai tirato fuori? Sempre muto, sempre senza. Sì, lo so, la fabbrica, l'acciaio ci fa mangiare, però mi fa stare troppo sola. La sogno pure di notte sta fabbrica. I rulli d'acciaio sempre più grandi, diventano sempre più grandi, più grandi. Che bello che sei. L'attore dovresti fare. Sono le ultime notti che fai. E altri 5 gravi ieri notte a Torino nell'incendio alle acciaierie ThyssenKrupp. Ogni tanto mi telefonava, che tempo fa? Piove, no? Non piove. Lì non c'era via di scampo. Devi farti 15 metri di fiamme per uscirne. Sì, quello che ci arriva alla fine dei 15 metri.
diverse, la bramano una vita diversa. Però poi inizia il turno. Nella notte tra il 5 e il 6 dicembre di 10 anni fa, 7 operai rimasero uccisi nel rogo della fabbrica ThyssenKrupp di Torino. Morirono a causa della fuoriuscita di olio bollente, un incendio, un'esplosione, uno praticamente subito, gli altri dopo giorni, settimane di agonia. E allora noi questi nomi vogliamo ripronunciarli per averli impressi nella memoria. Erano Antonio Schiavone, Giuseppe De Masi, Angelo Laurino, Roberto Scola, Rosario Rodinò, Rocco Marzo e Bruno Santino. Li vogliamo ricordare in questo nostro spazio di Siamo Noi, di attualità, con gli ospiti che ci hanno raggiunto. Io voglio dare un benvenuto innanzitutto a Antonio Boccuzzi. Antonio Boccuzzi, l'unico sopravvissuto a questa enorme tragedia, ha scelto l'impegno politico, è deputato alla Commissione Lavoro alla Camera, si batte per garantire sicurezza a tutti quelli che lavorano per portare il pane a casa. E grazie, benvenuto Mimmo Calopresti, regista. Sue erano le immagini con cui abbiamo aperto, quegli attori, alcuni li avete riconosciuti, Silvio Orlando, Monica Guerritori, che raccontavano, sono calati nei panni delle persone che hanno vissuto accanto ai 7 operai morti in quella tragedia, nel giorno in cui tutto questo è accaduto. Il film era La fabbrica dei tedeschi. È bentornato, perché è un amico di Siamo Noi, Sandro Simoncini, ingegnere. Buongiorno. Presidente di Sogea, azienda specializzata proprio sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Oggi ci aiuterà ad aprire il campo, a guardare anche più lontano, a capire a che punto siamo con la sicurezza sul lavoro. Mi sa praticamente a metà strada, forse anche prima. Antonio, ti riporto a quella drammatica notte di 10 anni fa. Tu eri lì. Sì, ero lì e era un'operazione, stavamo facendo un'operazione normale, la linea girava, a un certo punto ricordo entrò nel pulpito, nel gabbiotto, nel luogo in cui eravamo tutti quanti, Roberto Scola, che vide per primo delle fiamme lungo la linea. Quindi ci precipitammo tutti all'esterno per vedere che cosa stava accadendo, con gli estintori pronti a spegnere quell'inizio di incendio. Ma arrivati sul luogo io provai a nebulizzare il mio estintore, ma era vuoto, quindi lo scaraventai via. Gli altri ragazzi rimasero vicino a quelle fiamme che erano davvero basse in quel momento, che se il mio estintore avesse funzionato sicuramente si sarebbero spente subito. Bastava poco, niente. Bastava nulla davvero. Non funzionava l'estintore, ma neanche il telefono. Poi andammo a prendere una manichetta, cioè un tubo dell'acqua, per provare a spegnerlo, ma l'acqua non fece neanche in tempo ad arrivare, che ci fu un'esplosione e un tubo dell'olio iniziò a lanciare olio con il fuoco che si era nel frattempo ravvivato e si trasformò in un vero e proprio lanciafiamme. Mi precipitai dentro il gabbiotto per provare a telefonare, ma neanche i telefoni funzionavano, quindi una serie di circostanze che mi impedirono di chiamare aiuto. Ecco. Tu hai sentito il film di Calopresti, con il quale un trailer, no, col quale abbiamo iniziato, hai sentito quella voce di un ragazzo che dice noi operai sogniamo sempre una vita diversa, ma poi alla fine arriva il turno. Ecco, io credo che la Thyssen abbia rappresentato per noi la decadenza del mito di un luogo, cioè il luogo che dovrebbe essere il mezzo per provare a realizzare un sogno, darti un'opportunità di realizzare un sogno anche piccolo, è diventato quella notte la ragione, il motivo per cui 7 persone hanno perso la vita, e con loro hanno perso la vita le loro famiglie, perché oggi sono condizionate da una vita diversa. Loro passano, le mamme passano il loro tempo al cimitero a pulire i loculi dei loro figli. Quando un ragazzo di 26 anni urla non voglio morire, ecco, credo che sia una sconfitta per il nostro paese. Strappato alla vita. Io voglio tornare a guardare bene i protagonisti di quella vicenda. Ci sei tu qui a raccontarcela. Sono passata al tu. Si è creata una familiarità, perdonami, proseguo con il tu. Da quanto lavoravi lì in fabbrica, quando è successo? Dunque, io sono entrato alla Thyssen, avevo 21 anni, mi ero diplomato da poco, avevo iniziato a studiare giurisprudenza.
la Thyssen ti cambia. Ecco, che cosa significava per te quel lavoro? Prima mi ha colpito quella madre, credo fosse la madre, sì, che dice è il tuo ultimo turno di notte. Sì. Cioè, che cos'era? Che sogni avevi riposto in questo lavoro? Beh, la Thyssen era un mezzo per, come dire, come dicevo prima, per realizzare quello che molti giovani hanno, cioè le desideri, sogni, perché noi a differenza di altri operai guadagnavamo meglio degli altri, perché... Tu laureato hai scelto di entrare lì e di fare l'operaio, tra l'altro. Sì, assolutamente. Ecco, io tra le altre cose ho scoperto sulla mia pelle che c'è una concezione degli operai completamente sbagliata, perché ricordo in un'intervista che un giornalista sottolineò il fatto che io appunto studiavo giurisprudenza, mi piacevano le poesie, come fosse un leggevo. Incidente di percorso, esatto, c'era uno cioè ci sono degli stereotipi sugli operai che sono completamente sbagliati, forse perché spesso non ci si approccia a conoscerli, si ha un'idea diversa da quella che è la realtà, forse una realtà di un tempo diversa anche, come nel tempo sono secondo me diverse anche il rapporto degli operai stessi con le aziende. Io sono figlio di operai, mio padre lavorava in Fiat e c'è anche un orgoglio che è venuto meno, noi eravamo orgogliosi di lavorare tutto sommato, nonostante quello che sia accaduto, alla Thyssen. Orgoglio che mio padre aveva, perché quando ero piccolo passeggiando per le vie di Torino mi diceva con orgoglio: quell'auto l'ho fatta io, la 131 Mirafiori, quando c'era ancora, come dire, l'orgoglio di appartenere alla fabbrica che aveva prodotto quell'auto. Oggi questo è venuto meno nel corso degli anni, perché spesso i giovani hanno in tasca un contratto a tempo determinato. Ecco, io su questo ho un altro ricordo legato a Giuseppe De Masi, perché io quella sera gli avevo detto che il suo contratto era stato appena rinnovato, era passato a tempo indeterminato. Tu lo sapevi perché tra l'altro avevi un incarico sindacale, se non sbaglio, eri un sindacalista della UILM. Esatto. E quindi, come dire, gli feci l'ultimo regalo quella sera, perché lui era felicissimo, telefonò subito a sua madre per dargli questa comunicazione. Tra l'altro un contratto a tempo indeterminato quasi finto, perché in realtà l'azienda a luglio dello stesso anno aveva deciso che l'anno successivo, a settembre, a distanza di 9 mesi da quella che poi è stata la tragedia, avrebbe chiuso. Ecco, torniamo a quella notte, a quel racconto che ci stavi facendo, no, Antonio? A un certo punto ci hai detto che bastava che funzionasse l'estintore per salvare le vite dei 7 operai. Allora io ti chiedo se c'era lì la sensazione, in qualche modo, di un'improvvisazione generale in tema di sicurezza, e se avevate la sensazione che quella fabbrica non fosse proprio così sicura. Beh, indubbiamente sì, noi abbiamo vissuto 2 fasi. Quella prima di decidere di chiudere lo stabilimento, dove la sicurezza, la pulizia, la manutenzione erano viste con grande attenzione. E una fase successiva dove credo si è dimostrato in maniera palese, anche nel corso poi del percorso giudiziario, che quell'attenzione non c'era più. L'azienda si era dimenticata che oltre alle macchine, oltre ai rotoli d'acciaio, in quella fabbrica c'erano delle persone che lavoravano. Voi avevate fatto una lista, se non sbaglio, di cose che non funzionavano. Io il sabato precedente, quindi 3 giorni prima quella notte, avevo lasciato una lista con un mio collega di una serie di interventi da fare. Quando abbiamo ripreso il turno il lunedì successivo non era stato fatto nulla, nonostante un sabato e una domenica di fermata. Ecco, io non so la ragione per cui non erano stati fatti quegli interventi, ma era evidente che le pulizie erano decisamente diverse da quelle quindi che c'era questa percezione, così come insomma intuivate che quella era una fabbrica in dismissione. Ecco, era in dismissione. Dunque, l'inchiesta è stata istruita a tempi record grazie al PM Raffaele Guariniello, che in questi giorni poi insomma spesso si è fatto sentire, grazie al pool. Tu, io so che hai seguito tutte le fasi processuali fino alla fine, confrontandoti anche con dei grossi sensi di colpa, con questo ricordo di quei compagni che hai sempre definito una famiglia. Sensi di colpa che, voglio dire, ci sono tuttora, perché all'inizio ho avuto anche quasi naturalmente dei problemi anche con i familiari, perché se mi metto nei panni di una mamma che ha perso un figlio di 26 anni, capisco che lei si chieda perché tu sei vivo e mio figlio no.
Ed è quello che mi sono chiesto anch'io, è una domanda a cui non riuscirò mai a dare una risposta, il caso, il fatto, un miracolo, non lo vogliamo ricordarli questi compagni, a cominciare dal primo che insomma faceva con te lo straordinario, per quei giorni lavorava tantissimo per portare i soldi a casa, poi giorni prima di Natale, figuriamoci. Certo. Io ho un ricordo splendido di tutti e sette, di Antonio Schiavone, il primo ragazzo che è mancato quella notte, forse in maniera particolare perché siamo entrati praticamente insieme. Come dicevo prima, io avevo 21 anni, lui ne aveva 23. Una persona meravigliosa che non riusciva a mangiare un panino con la marmellata se non lo divideva con i colleghi, un cuore grandissimo. Rocco Marzo era il più anziano dal punto di vista anagrafico, sarebbe andato in pensione di là a 20 giorni. Un papà per tutti noi peraltro ci chiamavano la fabbrica dei ragazzi proprio perché c'era un'età media molto, molto bassa. Con Angelo Laurino abbiamo lavorato anche in una esperienza precedente in un'azienda controllata dalla Thyssen. Lui stesso cercava di lavorare il più possibile, fare più ore possibile per portare a casa qualche soldino in più per fare qualche regalo ai suoi due bimbi. Roberto, anche lui, un rapporto splendido con la famiglia, la passione per le auto, la Formula 1. Bruno, Rosario e Giuseppe erano i più giovani, tutti e tre avevano 26 anni ciascuno, quindi, come dire, grandi, grandi ambizioni davanti, anche condivise con noi anche in quei giorni, perché quelli erano i giorni in cui avevamo saputo da qualche mese che avremmo chiuso e quindi ognuno stava provando a costruire il futuro, ecco, quello che doveva essere quelle che dovevano essere le nuove opportunità quando la Thyssen avrebbe chiuso. Tre ragazzi stupendi a cui, come dicevo prima, è stato strappata via, portata via, rubata l'opportunità di realizzare quel sogno. Immagino che 10 anni dopo tu pensi a loro ogni giorno, no? Assolutamente sì, e in questi giorni forse, se è possibile, più degli altri, perché si è riaccesa, probabilmente in occasione di un anniversario particolare, una nuova attenzione anche rispetto a quello che è successo, perché noi, oltre alla tragedia, abbiamo vissuto 9 anni di un tragico processo, perché abbiamo scoperto che nel nostro paese non ci sono soltanto 3 gradi di giudizi, noi abbiamo avuto 3 Cassazioni, l'ultima quest'anno che ha, come dire, ha raccontato le gravi responsabilità dei dirigenti della Thyssen. E pensavamo di aver compiuto quel percorso della giustizia che in realtà è rimasto incompiuto, perché nonostante una sentenza di Cassazione, quindi una sentenza definitiva, sono in galera solo i 4 imputati italiani, mentre i 2 tedeschi fanno ancora la loro. L'amministratore delegato e il dirigente le leggi sono leggermente diverse, no? Esatto. Su questo tema, e sono a piede libero di fatto. Esatto. Per questo giustizia incompiuta, dice oggi Antonio. Sentiamo, Antonio, i nostri telespettatori, no? 10 anni dopo quel tragico evento. Simone. Hai detto bene, Massimiliano, sono passati 10 anni da quel terribile incidente. Allora oggi vi chiediamo di condividere con noi i vostri ricordi su quella vicenda. Dove eravate quel giorno e come vi siete sentiti una volta appresa la notizia? Se anche i vostri figli, i vostri parenti o i vostri amici hanno vissuto un'esperienza simile legata a incidenti sul lavoro, raccontateci che cosa è successo. E come sempre il nostro numero verde è a vostra disposizione. È 800 22 88 96. Lasciateci un messaggio in segreteria oppure mandateci una mail a siamonoi@tv2000.it, scriveteci un commento sulla nostra pagina Facebook oppure un tweet a @siamonoitv2000 e seguiteci anche da cellulare e tablet scaricando la nostra applicazione. Vi aspettiamo. Grazie Simone. Furono giorni di lutto non solo per una città ma per tutta Italia. Calopresti, abbiamo visto le immagini di apertura, abbiamo visto anche il dolore che si mescolava alla rabbia ai funerali. All'epoca il sindaco Chiamparino della città annullò ogni festeggiamento di Capodanno. Si ricordano le parole del Presidente del Consiglio che disse: finisce malissimo quest'anno, ne sono passati 10 anni. So che insomma spesso con i tuoi film tu hai sposato temi importanti, dal razzismo all'impegno civile con i documentari, anche la Fiat, ma perché proprio hai sentito l'urgenza, il bisogno di raccontare questa storia e di farlo così come hai fatto, con questa doppia chiave? È andata che, come dire, la domanda che fate ai vostri telespettatori
mi è venuto in mente a me subito, dovvero quel giorno lì, eccetera. Non mi ricordo che ero davanti a questo divano, ero a Roma davanti sul divano, che vedevo questa, ero vicino a mia moglie, così vedevo queste immagini che arrivano da Torino, e così violente, così, come dire, coinvolgenti. E via via che vedevo questa immagine, vedevo questa immagine della ThyssenKrupp, davanti a cui ero passato molte volte, no? Ma nella mia testa c'era un altro nome, che era proprio la Fiat, no? C'era lì prima, e io figlio di operai della Fiat, come dire, sono sempre stato legato a questi temi degli operai, se non altro perché mio padre era operaio della Fiat, e se non altro perché questa cosa delle persone che tutti i giorni vanno a lavorare in questo paese, ci sono, e sono sempre lì, come dire, possiamo contare sempre su queste persone, non fanno grandi discorsi. E lì improvvisamente mi è venuto, come dire, questa idea di ingiustizia suprema, no? Che avveniva in quel momento. Proprio quelle persone, no? Come dire, in quel momento lì non vengono mai considerate, vengono sempre dopo qualcos'altro. E allora lì mi sono detto, ma io questa cosa la devo assolutamente raccontare, devo trovare la forza, perché ho dovuto cercare una forza per andare a trovare loro che erano sopravvissuti, che sono dentro il film, alle loro famiglie, i loro figli, sono entrato, mi hanno permesso di entrare nelle loro case, ed è stato molto, molto violento questo momento. E ho capito che dovevo raccontarlo, superando qualunque emozione, perché sono dei momenti in cui veramente era insopportabile il dolore che c'era. Posso immaginare. E una parte di questo dolore poi ho pensato che bisognava raccontarlo, fanno un po' di fiction, un po' di finzione, perché... E qui hai usato proprio il potere del cinema, ci hai fatto entrare nelle case il giorno della tragedia, ci hai fatto vedere gli affetti di cui vivevano, ma le fotografie di questi ragazzi erano ragazzi meravigliosi, non lo so, a me mi è rimasta un'idea meravigliosa di questo mondo che descriveva Antonio, ed era così, cioè loro molto uniti, magari molti di loro passavano la notte in discoteca, andavano a lavorare i turni al mattino, loro mi raccontavano, perché facevano un turno continuo, non si poteva mai fermare, no? Questa fabbrica. E poi loro, la linea 5 era proprio a ciclo continuo. E loro poi erano contenti del loro lavoro, della loro amicizia, del loro modo di stare al mondo, di darsi. Quindi una è una mano, vicenda umana che ti ha preso completamente allo stomaco. Ma mi sembra impossibile, no? Ma che idea ti sei fatta ripercorrendola in quel modo anche doloroso con le famiglie? Lì non si può parlare di sfortuna, insomma. No, c'è proprio un'idea di incapacità. La ThyssenKrupp è un grande gruppo in tutto il mondo. Cioè io ho guardato il fatturato un giorno, me lo volevo togliere dalla testa, non so ripeterlo. E lì, per poter fare uno spostamento, no? Da qua, da Torino a Terni, eccetera, così, e poter tenere ancora, avere la possibilità negli ultimi giorni di avere un fatturato minimo rispetto, no, a quello che c'è nel mondo, hanno messo a rischio, e poi è arrivato al fondo quella tragedia lì, un gruppo di ragazzi, no, veramente per una miseria, in cui hanno fatto attenzione a tutto, veramente a tutto, tranne alle vite di questi ragazzi. Allora, sì, l'attenzione alle vite deve stare al primo posto sempre, se no non ci siamo, non siamo capiti, dico io. È questo che trovo insopportabile. Tra poco sentiremo mamma Rosina, no? Sì. La mamma di Giuseppe De Masi, con cui tu hai avuto un rapporto vero. Sì, Presti, sì, sì, no? Sì, tra poco spiegheremo il perché. Però io prima voglio sapere, da Simoncini, 10 anni dopo, come siamo messi con gli incidenti sui luoghi di lavoro? Beh, innanzitutto ascoltare questi racconti anche dopo 10 anni mette ancora i brividi. E li risentiamo ogni volta e ancora ci mette i brividi. Allora, devo dire che per fortuna il dato è in miglioramento rispetto a diversi anni fa, però ancora non riusciamo a scendere in Italia sotto i 1000 morti l'anno. Che è una soglia altissima rispetto al resto dell'Europa. È una soglia altissima e non riusciamo ancora a scendere sotto questa soglia. L'ultimo rilevamento dell'INAIL di ottobre, oggi si attesta nel 2017 ad 864 morti, se non mi sbaglio, quindi ci fa capire che anche quest'anno, nel 2017, sotto questa soglia non ci scenderemo. Ma qual è il motivo? È scarsa attenzione sulle regole? È la cultura, è la cultura di noi italiani. Di noi italiani non pensiamo solo alla fabbrica, e pensando che un grande colosso ha più strumenti di noi. Perché noi, quando chiamiamo l'operaio che ci viene a montare la tenda a casa, non ci preoccupiamo se questo cade dal balcone o no. Ci preoccupiamo di avere quello che ci dà una maggior qualità e che costa meno.
Poi e tu ci dici proprio, sempre che è un problema culturale. È un problema culturale di cui ci dobbiamo dare una colpa anche noi stessi, prima di darla agli altri, prima di darla al nostro vicino. Poi naturalmente nel caso di un'azienda come la Thyssen, che si pensa essere un colosso, anche in questo colosso ci sono delle persone che hanno una cultura e che in questo caso la loro cultura le ha portate a svalutare, a sottovalutare delle condizioni di sicurezza minime, perché una ricarica di estintore, oltre che di cultura, Simoncini, naturalmente è un problema di costi, ma noi siamo attenti a pagare la qualità, e per cui compriamo una cosa di maggior qualità, di pregio, una borsa di maggior pregio e di maggior qualità, ma non ci preoccupiamo di quale sia dietro quella preparazione, la preparazione di quel prodotto, la sicurezza che viene attuata. Anche perché poi il problema dei costi è scarsamente lungimirante, perché diciamo i costi oggi, poi di fronte a problemi che a volte sono sanitari, di condizioni terribili sul lavoro, poi i costi leviteranno successivamente. Quindi anche in questo senso c'è una assolutamente siamo responsabili anche noi, perché anche noi siamo datori di lavoro di chiunque altro, a prescindere da colui a cui noi diamo lavoro come privati, ma qualunque prodotto compriamo dobbiamo essere attenti all'attenzione che il produttore di quel prodotto dà alla sicurezza dei dipendenti. Senti Sandro, ma siccome poi si arrivò, no, con una certa velocità anche al testo unico, con insomma, l'attenzione alla sicurezza sul lavoro, funziona questa legge con le sue incompletezze? Dove non funziona? E poi anche c'è la questione dei controlli, che in Italia è un altro problema. Allora, funziona allo stesso modo per i datori di lavoro male, e funziona male anche per i dipendenti, perché spesso ci sono delle categorie di lavoratori, come in edilizia, nell'industria chimica, dove in alcuni casi, non in tutti per fortuna, perché i giovani in qualche modo oggi questa cultura ce l'hanno, la stanno facendo proprio e vogliono superarla, ma persone di una età maggiore che non hanno vissuta nella loro infanzia, non ci sono cresciuti, quindi fanno prima a prendere una cosa a mani nude piuttosto che usare un arnese. Parlo in edilizia, in cui i rischi sono notevoli e i morti sono tanti in Italia. Quindi il problema di cultura è tanto il lavoro del datore di lavoro, sposata poi dalla cultura, o fa prestare il fianco, dalla cultura del lavoratore, che non insiste, invece deve insistere, ma non nel suo diritto per un motivo qualsiasi, perché comunque è in gioco la sua vita e deve capire che è molto più importante la sua vita della produzione che sta facendo in quel momento, perché poi dopo se ne va così, in un attimo. E tra l'altro, naturalmente questo non è solo nei settori critici, cioè come l'edilizia, anche dentro casa o in un ufficio una distrazione malvalutata può portare ad un infortunio. Tra poco mamma Rosina, però caro Presti, io prima vorrei chiederle questo, anzi chiederti questo, sì, perché ho l'impressione che dagli oggi, dagli domani, piccona le tutele dei lavoratori, qui è rimasto poco. E questo è un grande, enorme problema, cioè il problema della sicurezza non può essere al di là di come si sta oggi in fabbrica, dei contratti, del modo come ci si occupa dei propri dei diritti. Io dico una cosa, che noi ci dobbiamo salvaguardare le nostre vite sempre, dobbiamo essere costantemente attenti a salvaguardare la nostra vita, che è l'unica garanzia che abbiamo perché venga salvaguardata quella di tutti, e per far questo dobbiamo essere partecipi, prendersi delle responsabilità, ma come dire, esigere diritti. Prevenire. Ma sì, ma prevenire vuol dire esigere, avere dei diritti, avere la possibilità di farli esercitare, quei diritti. Tema di fuoco a 70 anni della dichiarazione dei diritti. Ma bisogna farlo. Ricordiamocelo qui oggi. Temo che oggi sia difficile anche riconoscerli i diritti. No? C'è qualcosa che non funziona. Le nuove generazioni. Sì. Però la strada c'è e dobbiamo percorrere. Allora, è il momento di ascoltare mamma Rosina, la mamma di Giuseppe De Masi, che fu l'ultimo dei 7 operai purtroppo a venire meno dopo, pensate un po', 34 giorni di agonia. L'ha incontrata la nostra Caterina Dall'Olio. Mio figlio arrivava a casa e mi diceva: mamma, prima o poi là dentro scoppierà tutto. Ci hanno abbandonati a noi stessi, si rompe qualcosa e non la riparano, gli estintori vuoti per terra. Vivevano proprio in uno stato pietoso, in un lager si lavorava ormai là dentro. Mi fa arrabbiare tanto, perché io dovevo capire in che situazione era mio figlio e farlo andare via. Perché uno può dire: ma perché stava lì ancora tuo figlio? Stavano lì perché c'erano padri di famiglia con figli
c'erano lui come altri suoi colleghi tipo Rosario, Bruno, che si erano comprati chi la macchina, chi, e volevano finirla di pagare, erano lì perché erano dei bravi ragazzi e non volevano rimanere senza lavoro, non volevano dipendere dai genitori e hanno preso quello che hanno trovato, però con la speranza di andare via da lì dentro, perché mio figlio odiava quel posto. Giuseppe all'epoca aveva 26 anni, amava la vita, amava mangiare, amava viaggiare, amava tutto, amava la sua famiglia, ancora si può dire che non aveva visto niente dalla vita. Noi siamo veramente, scusi ma mi consenta, siamo veramente incazzate, i due tedeschi ancora non sono stati arrestati. Cioè, per noi è veramente inaccettabile che la Germania ancora non si sia decisa a mettere dentro questi due assassini. Chi deve investire sulla sicurezza se ne frega, pensano solo al profitto e poi se la gente muore tanto sono solo delle matricole, la persona non esiste più. Per chi dà lavoro, per gli imprenditori, per tutta questa gente, di mettersi una mano sulla coscienza e investire sulla sicurezza, perché la vita di una persona vale molto più dei soldi che vogliono guadagnare in più loro. Ho giurato a mio figlio e a me stessa che almeno ce l'avrei messa tutta per fare in modo che venga fatta giustizia, questo sì, e questo fino all'ultimo dei miei giorni lotterò. Questa donna, di Rosina e anche la sua rabbia, De Masi, tu hai avuto modo di toccarlo con mano, sì, prendendo una decisione importante, anche molto responsabile per un regista, quel cut, quel taglio al montaggio. Raccontiamo che cosa succede, perché la tua prima versione prevedeva un finale. Sì, il primo finale dove c'è suo figlio che urla, no? In fabbrica, non perché in quel momento sono stati molto concitati, perché poi non funzionano i soccorsi, bisogna pensare anche a questa cosa qui, c'è il telefono a una signora che non capisce quello che gli stanno dicendo, quindi poi ho parlato con i pompieri sono a un passo dall'artista, io lo so, cioè sono lì e non arrivano. Là dentro sta succedendo l'inferno, questo ragazzo urla non voglio morire, non voglio morire, perché è ricoperto probabilmente adesso, non ero io lì, ma quello che mi raccontavano gli altri, qualcuno di loro che era lì vicino ha passato anni andando in psicanalisi, io poi l'ho conosciuto, l'ho continuato a frequentare queste persone. Allora l'idea, cioè, di questo grido di dolore, io non voglio morire, secondo me doveva rimanere, poi la signora ovviamente lei ti chiese di toglierlo dal tuo film, è assolutamente, come dire, giusto e comprensibile. Però io quando l'ho conosciuta sono stata a casa sua e lei è sempre stata con un dolore incredibile, no? È lei che mi diceva, suo figlio era quello, ecco, a differenza degli altri che avevano trovato la loro dimensione in fabbica, lui pensava un'altra vita, voleva fare l'attore. Lei diceva odiava il lavoro, odiava quel lavoro. E lo amava suo figlio, era bello, è vero, ha fatto delle fotografie, no? Avrebbe voluto fare l'attore, avrebbe voluto fare altro, altro nella vita, no? Quindi, come dire, è un rapporto d'amore, c'è poco da fare. Come io ho visto anche altri rapporti d'amore, la moglie di Schiavone, no? Che lo aspetta a casa, erano andati a vivere insieme fuori città, no? Perché hanno avuto il bambino, la moglie sta aspettando un altro bambino. Quella sera lui lo chiama ad uscire dopo tanto tempo e lui gli dice ma no, arrivo tardi. Insomma, lei lo incita a uscire perché vuole andare una sera ogni tanto fuori. E quest'uomo non rientra mai più, cioè la storia d'amore spezzata in questo modo è struggente. Quindi, come dire, io lì mi devo prendere la responsabilità, come dire, anche di raccontarle queste cose. Io vorrei scappare, quando ci sono dei momenti in cui voglio scappare da quella situazione, però ho pensato che era giusto che rimanesse il ricordo di questi ragazzi. Ti fa rabbia quello che ha detto la signora quando ha detto, insomma, queste due sentenze di condanna, i due maggiori responsabili in Germania, quella sentenza non è stata eseguita, il ministro Orlando si sta spendendo, sì, perché accada, ma insomma di fatto queste persone sono ancora, diciamo, è ingiusto, è assolutamente ingiusto, è la profonda ingiustizia del mondo, no? Quando sono andato a girare là davanti, io ho chiesto, per esempio, sono andato davanti alla Tissa, sembrava un luogo dove si poteva arrivare, io me ne sono un po' così, ho lasciato alle spalle tutto, bisogna farlo e sono andato là davanti.
ho chiesto all'ufficio stampa della Thyssen di poter intervistare l'amministratore delegato che mi dicesse la sua. Mi hanno risposto mandandomi i carabinieri, ma voglio dire, a me non mi importa, faccio il mio lavoro in qualunque condizione, è la nostra abitudine, no? Ma voglio dire, loro hanno scelto una strada che è stata sempre quella, come dire, tecnica, ma c'è un'altra strada, delle responsabilità, delle proprie vite, che bisogna assumersi qualunque lavoro tu faccia. Allora, questa cosa mi fa rabbia, che mai nessuno di loro abbia avuto parole di responsabilità e di profondità di rapporto umano rispetto ad altre vite. Parole umane, sì, delle basterebbe. Da essere umani. Sì, diciamo. Ma anche quelle cose minime che sono anche delle scuse sentite. Ma non sono arrivate. Non sono mai arrivate. Questa è la rabbia che ho. Io ti ringrazio, Mimmo. Grazie, so che ci devi lasciare con qualche minuto di anticipo. Ti grazie, ringrazio grazie davvero per questa esperienza e per il documento grazie. Che hai regalato alla storia, di fatto. Ringrazio, no? Grazie. Sono molto felice. Grazie, Mimmo. Grazie. Grazie a voi. Andiamo da Simone. Perché ci sono arrivate tantissime testimonianze, vi leggo adesso quella di Tiziano che dice: quella di Thyssen è stata una tragedia che dà un quadro sulla situazione attuale del nostro paese. Il lavoro manca e quello che c'è spesso viene gestito male. Non voglio fare il disfattista, ma i lavoratori devono essere tutelati perché non è possibile morire per il lavoro. Benedetta da Milano. Ricordo perfettamente quel giorno e soprattutto la tristezza nel vedere quelle mamme così sconvolte. Questi incidenti devono essere ricordati perché dietro quelle aziende, piccole o grandi che siano, ci sono persone che si danno da fare ogni giorno per portare il pane a casa. E su questa tragedia, ricordiamolo, mi sembra anche doveroso, si è espresso anche Sergio Mattarella, il Presidente della Repubblica, che ha detto: non si può accettare che si possa morire sul lavoro e per il lavoro. Il lavoro costituisce il cardine del patto di cittadinanza su cui si fonda la nostra Repubblica ed è un diritto del lavoratore e un dovere della società che vengano rispettate ed applicate le norme sulla sicurezza. Grazie Simone, queste di Mattarella sono parole importanti, Boccuzzi. Sono fondamentali, ecco, in tutti questi anni è stato importante il sostegno prima di Giorgio Napolitano e oggi di Sergio Mattarella che come dire, danno il senso dell'attenzione che bisognerebbe avere per legato alla sicurezza sul lavoro. Forse a maggior ragione, come dire, sottolinea l'importanza della tragedia della Thyssen, che doveva essere nella sua tragedia un punto di partenza per provare a migliorare, ma quest'anno sembra uno scherzo del destino. Dopo 10 anni gli infortuni sul lavoro, sia mortali che infortuni non mortali, sono tornati a crescere, ecco, quindi c'è qualcosa questo che non funziona. Esatto. Questo ci interroga tutti. Boccuzzi, io, visto che ci hai dato molto anche del tuo vissuto, della tua esperienza personale, vorrei tornare al momento in cui tu, come deputato del PD, hai deciso, insomma, di portarti questa tragedia sulle spalle con l'impegno di parlamentare, scegliendo l'impegno politico. Che cosa significa? Ma quando ti accade quello che è successo a me, hai necessità di darti una missione, una ragione di vita. E provare a creare qualcosa che possa permettere che non accadano altre tragedie come quella che abbiamo vissuto noi è fondamentale. Credo che la politica sia un mezzo per tentare questo. E veniva ricordato prima che 4 mesi dopo la tragedia della Thyssen è stato varato il decreto 81 e questo è un prodotto della politica, può essere non incompleto, perché tuttora, nonostante siano passati 9 anni da quel giorno, mancano ancora decreti attuativi, eccetera. Però è un passo fondamentale, ecco, io credo un punto da cui partire per provare a migliorare e provare magari davvero ad avere l'ambizione di quello che vengono definiti infortuni zero, cosa che nel nostro paese è ancora lontana da arrivare. Tu prima ci raccontavi di un inizio un po' complesso, no? Il rapporto con i familiari delle altre vittime e poi la decisione di entrare in Parlamento. Io ti chiedo se in questi anni ti è mai venuta la voglia di mollare perché hai pensato di non poter rappresentare quei tuoi ragazzi, quei tuoi amici morti 10 anni fa. Beh, lo sconforto mi ha preso più volte perché spesso ti trovi davanti a quello che dall'altra parte viene definito una coperta troppo corta, ma io non credo che esistano coperte troppo corte per provare a difendere l'incolumità della gente che lavora. E quindi davanti a quello
devi batterti. Io ho provato a farlo e i risultati, devo essere onesto, sono arrivati, ma la strada devi, è lunga, devi batterti è lunga, in maniera forte e non si certo. esaurisce con la legislatura che si conclude di sicuro, Simoncini. Ma quanto è facile o difficile per i familiari di persone che sono vittime del lavoro vedersi riconosciuti i propri diritti, vedere riconosciute anche delle colpe? Qui nel caso specifico, insomma, grida vendetta, quella impunità, c'è pure la sentenza dopo tutte le traversie. Quanto è facile, lo stiamo vedendo proprio con questo, che è un caso che può far da scuola. Non è facile, ma ancora più difficile è quando l'infortunio mortale non avviene sul luogo di lavoro, ma avviene per una malattia professionale che si manifesta dopo qualche anno, e lì la prima difficoltà è scoprire la causa. Qui i casi sono tanti. La seconda è scoprire i responsabili ed infine ottenere il risarcimento, ma quello è molto più difficile di quello che stiamo vedendo, delle difficoltà che stiamo vedendo che abbiamo quando il decesso avviene nel luogo di lavoro e l'infortunio durante il lavoro. È veramente difficile. Molto molto complesso. Boccucci, un'ultima battuta, perché, come dire, giustizia incompiuta, ci dicevi prima. Secondo te, quando possiamo ritenere che la vita di quei 7 operai persa quella notte di 10 anni fa abbia avuto un senso, no? Nella lotta per luoghi di lavoro sicuri, il rispetto delle sentenze? Quando sarà il momento in cui tu dirai, beh, i miei amici non sono morti invano? Ma io mi sono posto più volte una domanda: che cos'è la giustizia per me? Ecco, io immagino che la giustizia dovrebbe essere il ritorno, la restituzione di loro che non ci sono più, e questo so bene che non è possibile, perlomeno non lo è in questo mondo. Ma pensavo, ecco, mi sono illuso l'anno scorso che quel percorso che si chiudeva con la sentenza definitiva potesse darci questa soluzione. Così non è stato, ma noi non ci fermiamo, come ha detto Rosina prima, noi andiamo avanti perché la Germania deve comunque dare conto di quello che è stato deciso nel nostro paese, non considerare l'Italia, come dire, come una colonia, perché sarebbe avvilente per tutti gli italiani. Viviamo in Europa parlando anche dei confini che è non esistono, che non dovrebbero esistere, ma se dare. I confini esistono per la giustizia, ecco, credo che sia un'Europa ancora lontana dalla giustizia. Possiamo chiederti come battuta se il tuo impegno politico proseguirà con questa modalità? Ti ricandiderai? Se ci sono le opportunità per andare avanti nell'obiettivo che mi sono posto, assolutamente sì, perché credo sia necessario avere ancora una voce degli operai in Parlamento. Grazie Antonio davvero, Boccucci, grazie Sandro, per queste testimonianze importanti. La nostra puntata termina qui, vi ricordo il numero verde per i problemi di sintonizzazione, l'868-98-28, insomma avrete soluzione ai problemi che state vivendo in questi giorni. E potrete rivederci domani alle 13.50, noi 13.50, e tutto il resto, 13.50, vi aspettiamo. Con la nuova puntata di Sandro, vi aspettiamo.